Buongiorno, anzi buon pomeriggio perché per arrivare ci abbiamo messo mezza giornata. siamo venuti al lago d'Orta. Eccolo qua. Sono rimasta un po' delusa perché non c'è per ora una passeggiatina da fare intorno al lago. Roberto dice: troppo grande. No, c'è, però è su strada, siamo Siamo sull'asfalto. sull'asfalto. Però siamo vicini al lago, quindi c'è. Non c'è come la intendi tu, ma c'è. Vedevano le montagne, non si vedono da qua. Le No, si vedono lo stesso, forse sulla GoPro no, magari. case sono molto belle, abbastanza da VIP. C'è anche Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Sì, ci siamo passati davanti prima. Comunque ancora non siamo arrivati a Orta San Giulio, quindi c'è da fare un po' di strada. Siamo venuti qua soltanto per mangiare da Cannavacciuolo. No, scherzo. Da qui si vede bene. È anche un lago molto pulito, devo dire. Veramente bello azzurro, bello pulito. Ah, è bellissimo. Comunque per la precisione siamo a Orta San Giulio. Non so se l'avevo detto prima. No, No, vi ho detto Lago non d'Orta. l'avevo detto. Anche se non siamo ancora in paese. Laggiù si vede l'isola di San Giulio, molto carina. E qui il lago. Non so quanto si veda perché sembra più lontana di quanto non sia. Ma in realtà c'è, proviamo ad avvicinarci. Qui è la piazza centrale, Piazza Motta, guardate com'è colorata. Me l'ha detto in quel modo provocatorio perché è il secondo ciak questo, perché Sì, va se l'era bene, dimenticato. non è importante dirlo. Comunque alle spalle c'è il lago e si vede sempre l'isola San Giulio. Esatto. Avremo una gran voglia di buttarci nel lago. Sì, che ci sono 40 gradi con il 5000% di umidità, credo. Ogni tanto nel paese ci sono questi piccoli scorcetti sul lago e si vede anche l'isola, si intravede. E si prosegue. Questa qui è una via molto carina del centro cittadino. Abbiamo visto anche un nido di rondini. Che carine! È la mamma che gli ha portato un vermicello. Però gradirei che mi avvertissi quando torno indietro a registrare. Mi è lasciato Oh, lì. scusi! Accorgo soltanto perché mi giro. Carino da matti. Carino, carino, fa un caldo assurdo, però carinissimo. Le belle viuzze continuano. Guardate che carine. Belle. C'è poco da dire, bello. C'è qualcosa qua? Non so, palazzo comunale. Che bello! Col sole non so quanto si vede, ma là c'è il lago. Pittoresco. Questo qui è un punto balneabile del lago. Purtroppo io e Roberto non abbiamo il costume, quindi non ci possiamo buttare. Però guardate quanto è pulito. È veramente pulito per essere un lago. Cioè, magari sono abituata male io con i laghi, però è pulito. Ragazzi, abbiamo trovato una passeggiata panoramica proprio a bordo lago. Beh, non era così difficile da trovare comunque. Sì, ma sembrava chiusa e invece è aperta. Vabbè. Ripeto che il rammarico maggiore è che non abbiamo il costume perché viene una voglia di buttarsi assurda. Non Sì, in so effetti come. questa è una cosa molto stupida da parte Con nostra. l'acqua e con il caldo ti viene una voglia di buttarti. E poi da qui la riusciamo a raggiungere quel punto panoramico? Teoricamente sì. E Allora stay tuned. punta muovero. Roberto l'ho perso, non mi sente, io è 2 ore che gli dico sono qua che sto cercando di riprendere perché voglio riprendere, mi piace un sacco. E lui invece va avanti, non si accorge di niente. Che travel blogger mancato. Comunque è favoloso, ragazzi.
questa è Punta Movero, il punto panoramico che volevamo raggiungere prima. Ed è la punta più a nord. Più a nord. Di questa penisola, di come ricordo. Di questa penisola. Sotto di me il lago. Mamma mia, quanto è invitante! Siamo due fessi senza costume, soltanto perché domani visiteremo Novara, uffa! Vabbè. Povera Novara, se lo merita. Non se lo merita, però il lago d'Orta si meritava un bagnetto, vabbè. Questo lato del lago è molto bello, si vedono un sacco di montagne laggiù. Lato nord rispetto a Orta. Sì, qui c'è meno gente che fa il bagno, l'acqua è un pochino meno trasparente. Ma dipende dal vento, come sta dicendo io. Sì, attualmente c'è più vento, in effetti. No, ma è qua proprio in quella direzione, in questa direzione, quindi porta le foglie. Siamo anche più freschi qua. No, infatti anche per quello. Di là non tiriamo un filo d'aria. Ragazzi, continua la nostra passeggiata ombreggiata qui. Meno male. Madonna, fa un caldo assurdo. Non ho mai desiderato buttarmi così tanto in un lago come oggi. È 2 ore e ci camminiamo accanto, secondo te. Comunque ci torneremo e ci dedicheremo interamente al lago, senza Novara in mezzo alle balle. Ma continua a insultare sta povera città, poveretta. Io se fossi novarese metterei un dislike. Ecco. Tanto non so quanti novaresi guarderanno sto video, spero tanti, ma ciao, non credo. Abbiamo lasciato Orta San Giulio, ci ritorneremo perché dobbiamo fare un sacco di cose che non abbiamo fatto. Però siamo venuti a visitare Novara adesso, prima di ritornare a casa. Da si vede la Basilica di San Gaudenzio e il suo... Cos'è? Un campanile? Non so. Si vede dappertutto quello. Punta, torre, sì. Anche dal treno, quando passi da qua vicino, si vede fiero. Amici, sta Basilica di San Gaudenzio è un altro di quei monumenti stile mole antonelliana, che da lontano fa la sua porca figura e da vicino non vedi una cippa. È troppo alta. Si vede un tubo, non si vede. Vabbè, no, si vede abbastanza bene. Si vede? Insomma. Adesso di 92 metri. 92 metri? Sì, l'ho detto prima. È altino, infatti da qua giù non rende, madonna. Comunque questo. Adesso gli stiamo girando intorno. Già alle 9 di mattina c'è questa colonna sonora da chiesa, che si sente fortissimo tra l'altro da qua fuori. Comunque Roberto ha letto che è lo stesso architetto della mole antonelliana, quindi ce l'hanno questa megalomania di fare le cose alte. La verticalità, il buon Alessandro. Sì, gli piace la verticalità, bravo. Ragazzi, questa è la facciata. Non sembra neanche la stessa chiesa, infatti siamo detti, ma che è quello? Vabbè, oh, è un po' spoglia, non sembra neanche dello stesso architetto, dello stesso complesso, comunque questa qua. Adesso probabilmente entreremo, quindi se volete vedere l'interno andate sul mio profilo Instagram come al solito e lì trovate le foto, trovate ovviamente anche delle belle foto del lago d'Orta. Siamo arrivati in Piazza della Repubblica dove c'è un po' più di vita, anche se sono le 9.35. Sì, è un po' prestino, eh. La vita più proficua è quella dei moscerini. Già. Carina, è anche detta Piazza Duomo. Non so perché non vedo il Duomo. Magari è questo, c'è il campanile. Vabbè, lì. Sarà dietro il Duomo. È qui, è questo. Non so perché. Questo, da dove si entra? Io volevo. Che ne so, lì c'è un cancello, ti passa e ti guarda intorno. Vabbè. Là c'è un cancello. Eccolo l'ingresso del Duomo. Pippo, vi sembra l'ingresso di un Duomo? Deve essere per forza tutto uguale. Comunque si percorre tutto il porticato della piazza e si arriva all'ingresso. Adesso proviamo a entrare e guardate le foto su Instagram. Siamo arrivati al Castello Visconteo. Sforzesco. Ha due nomi. Oh. Eccolo qua. Me l'aspettavo completamente diverso, non so perché, ma lì ha il che di un castello, ma laggiù un po' meno. Proseguiamo? Cioè. Andiamo. Adesso ci addentriamo più
nel profondo. Qui siamo al complesso monumentale del Bruletto. E c'è un monumento ai partigiani con questi nomi. Di là ci sono degli archi. Di qua degli altri. E un bar. Un bar ristorante, non lo saprei. Perché suonano, sono le 10:15. 10:15 è un'ora giusta per far suonare la campana. Bene, questa era Novara e il Lago d'Orta. Beh, Lago d'Orta prima. Lago d'Orta prima, però. Qui siamo ancora a Novara. Qui siamo a Novara, in un parchetto, a prendere un po' di fresco. Speriamo non venga la mega pioggia. Nel dubbio la chiusura la faccio adesso, così evito di fare una chiusura bagnata. Quindi se vi è piaciuto il video, pollice in su e alla prossima.